Non si ferma la macchina dell'accoglienza dei profughi che continueranno ad arrivare numerosi in Toscana già dalle prossime settimane. Potrebbe essere messo alla prova quindi il cosiddetto modello toscano. Ci dice tutto allora in questo servizio Gaetano D'Arienzo. Da un lato c'è il modello toscano, quello fatto da piccoli gruppi diffusi sul territorio. Dall'altro l'esigenza sempre più pressante di dover far fronte ai grandi numeri. È un duello che ritorna a quello tra la Regione Toscana e la Prefettura di Firenze, che coordina l'accoglienza dei migranti provenienti dalla Sicilia. Il prefetto Luigi Varratta, secondo Repubblica, sarebbe pronto a pubblicare un bando per reperire tre grandi strutture, da 150 posti l'una, per ricevere i flussi degli aspiranti profughi. Varratta aveva già parlato dei grandi numeri sempre più crescenti, secondo l'emergenza, che facevano vacillare la possibilità di un'accoglienza a piccoli gruppi. Qualche migliaio di arrivi, 1.000, 1.500 arrivi, 2.000 al mese, perché questo abbiamo stimato in base agli ultimi arrivi del mese di maggio, dei primi 15 giorni di maggio. Quindi andremo avanti con queste proiezioni che coinvolgeranno tutti i comuni e poi strada facendo vedremo. Non è d'accordo con questa soluzione il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che rivendica il ruolo della giunta e scrive al governo nella persona del ministro dell'interno Alfano per nazionalizzare lo schema di cui è principale fautore e che fin qui ha funzionato in Toscana. Il modello di intervento del governo si basa sulle prefetture, i prefetti sono dei soldati e devono rispondere quindi al loro datore di lavoro, come posso dire, a chi è gerarchicamente sopra i prefetti. È un errore che fa il governo, mi dispiace, perché se avesse chiamato le regioni io la stessa posizione l'avrei espressa. Lavoriamo perché l'Italia non può fare una brutta figura a livello mondiale e a livello europeo. Intanto, secondo le stime, i comuni dovranno trovare spazio e risorse per farsi carico nelle prossime 2 settimane di altri 800 nuovi arrivi sul territorio regionale.